noi stiamo cercando proprio di posizionarci in una fascia di mercato che secondo me è una fascia di mercato che è assolutamente in espansione. Tu pensa al mondo per esterno, oggi ci sono offerte di mobili in legno con i cuscini bellissimi, ci sono offerte di metallo con cuscini, con e senza cuscini, offerte di alluminio, offerte di tanti materiali, offerte di plastica, diciamo anche plastica diciamo fino a se stessa. Noi abbiamo cercato di dare un messaggio, di fare per esempio una plastica imbottita con i nostri divani, che è di Bellini, e i divani di Sadler. Abbiamo iniziato facendo dei divani che erano di plastica ma imbottiti per esterno, dove c'era la classica ovviamente comodità del divano per interno, però l'ha portato per esterno con la plastica, perché ce ne sono già, ci sono già quelli della Roda, della Coro, però sono di altri metalli, uno è in inox, l'altro è in legno. A questo punto il gioco interno esterno, essendo sempre stato il nostro DNA, assolutamente ci porta a dover continuare su questa strada. Sarebbe assurdo che mi mettessi in un mondo di seggiole o di mobili per interno. Il momento è favorevole, ma ti dirò sinceramente, noi il vaso che rimane il nostro punto focale è un vaso, ci stava un po' stretto, essendo noi quelli che abbiamo portato rotazionale in Europa, iniziato questo sviluppo con rotazionale, alla fine solo il vaso ci stava un po' stretto. Poi sai, è stato sempre un gioco, abbiamo iniziato a fare il vaso che era il vaso che ha seguito, a fare il vaso che diventava sgabello, o la pietra che era una via di mezzo tra un vaso, quella della Meteor di Eric Levy. Poi abbiamo fatto il vaso illuminato, che siamo stati quei primi che abbiamo fatto al mondo, il vaso illuminato è nato da noi, e poi altri, vabbè, lo stanno facendo adesso, ma il vaso illuminato, cioè il cambio di destinazione del valore d'uso è nato in Serralunga. Non si può più vivere di forme, di effimero o solo di un'estetica legata al primo impatto emozionale, che peraltro è importantissimo. Il design ovviamente è nato, no? Con una grande necessità di funzione, da Bauhaus eccetera, e va risemplificato, riportato secondo me a delle cose sicuramente estetiche ma molto funzionali, e soprattutto anche in questo momento un po' più rassicuranti, che non vuol dire assolutamente che non innovi, che non vuol dire che non fa ricerca, che non vuol dire che non sono belli. Ma se noti dalla lampada di Lucchi alla regista a questa sedia su cui sono seduto, che è di Sadler, con lei, questa con il cambio in legno, sono tutti oggetti che non sono particolarmente forti, hanno un richiamo di memoria, ma c'è una forte innovazione tecnologica. Quindi riconosce un po' di passato, ma vedi un'innovazione tecnologica, e soprattutto ti danno la possibilità di interpretare in maniera diversa degli oggetti che conoscevi.